classe dei bambini dei 5-6 anni e lo voglio ringraziare perché forse è la parte della scuola domenicale che Gesù apprezza, perché il cuore dei bambini è un cuore meraviglioso dove possiamo seminare la parola di Dio. E io a volte dico: Signore, rispondili, ti prego, a questi bambini, perché fanno delle richieste di preghiera che molte volte sono più grandi di loro. E dico sempre: Signore, non li deludere, come non hai deluso noi, rispondi a tutte le loro richieste di preghiera. Questa sera vi presento questo coro, che è fatto da 4 classi, dai più piccolini che hanno 3 anni fino ai 10 anni. E sono, forse io sono più emozionata di loro e sono sicura che saranno di grande benedizione. Oh,
Grazie al Signore per la sua dolce presenza, per come sta guidando questo nostro culto. Oggi abbiamo la gioia di avere in visita il pastore delle chiese di Lioni e Gesualdo, pastore paleologo, è un giovane pastore e siamo così grati a Dio dei nostri giovani pastori, perché gli anni passano per tutti e siamo così sereni, tranquilli, sapendo che altri giovani arrendono la loro vita nelle mani del Signore per il più grande incarico del mondo, e cioè essere ministri di Dio. È un onore e un privilegio servire il Signore come Suoi servitori. Prego, fratello Paleologo. Grazie. Gloria a Gesù! È una gioia stare insieme nella presenza del Signore. Non è che sono parole fatte, è veramente una gioia stare nella presenza del Signore. Qualche giorno fa in chiesa leggevo e meditavo con l'aiuto del Signore quel verso nel Deuteronomio, che una delle cause perché era venuta la maledizione sul popolo di Israele era questa, dice il Signore tramite Mosè, che era questa: per non avere servito il Signore con gioia e di buon cuore in mezzo all'abbondanza. Non è che erano caduti nella maledizione soltanto per alcune cose gravi che noi possiamo immaginare qualcosa, non era solo per colpa dello sviamento o per colpa di bestemmie o di tradimento. Erano caduti nella maledizione, questo mi colpiva, per non avere servito il Signore con gioia, che apparentemente può essere una cosa banale, dice, ma per non avere gioia, e invece per Dio è importante che noi lo lodiamo con gioia, ed è una gioia stare nella presenza del Signore. Al Signore vada sempre tutta la lode, la gloria e l'onore con tutto il nostro cuore. È una gioia stare qua, e siamo stati stamattina in un'altra chiesa e così poi l'altro ieri ho chiamato il fratello Davide e gli ho detto: sono a Napoli sabato e domenica, se ti fa piacere verrò in chiesa. Lui è stato molto contento, lo ringrazio di questa possibilità nel condividere insieme la parola del Signore. E vi porto i saluti delle chiese di Lioni e Gesualdo, che sapevano che ero qua. Pregate per noi. Gloria al Signore. Sono chiese che amiamo e che amo con tutto il mio cuore e che ci troviamo bene nel servire il Signore là. Gloria a Gesù. Presto ci organizziamo e ci venite a trovare, va bene? Amen. Non ho sentito, va bene? Gloria al Signore. Vogliamo leggere la Bibbia, che è meglio,
Signore benedica questi bambini. È bello. Si piange per due motivi quando cantino i bambini. Uno per l'emozione, per la gioia. L'altro perché non siamo più bambini e ci dispiace che certe cose della vita tante volte ci appesantiscono. Ma grazie a Dio abbiamo il Signore che ci aiuta. Però quasi che abbiamo un po' nostalgia, no? Di quando eravamo spensierati. Perciò Gesù ci dice, se vi potete sforzare ed essere come i bambini, male non fate. Ma è uno sforzo abbastanza... ma il Signore ci aiuta, va bene? Il Signore benedica tutti questi bimbi. Se nelle nostre chiese ci fossero solo cori di bambini, non ci sarebbero tanti problemi, perché sono i grandi a creare i problemi, non i piccoli. I piccoli non creano mai problemi. Se sei d'accordo, potete dire amen. E leggiamo la Bibbia, ci vogliamo alzare in piedi. Gloria al nome del Signore. È bello stare nella presenza di Gesù. Che dite? Ci aspettiamo cose grandi. Allora leggo tanti versi perché sono breve nella meditazione. Mi leggo qualche verso in più. Isaia capitolo 49 dal verso 14. Leggiamo, tengo questo messaggio nel cuore. Isaia 49 dal verso 14. Che Dio vi benedica tutti. Leggiamo la parola del Signore. Ma Sion ha detto, non sapevo che cantavano i bambini, ho avuto questo messaggio nel cuore, potrebbero collimare le due cose, diciamo, potrebbe sembrare quasi fatta apposta in occasione che ci sono i vostri figli, ma non è fatta apposta perché qualche minuto fa mi è venuto in cuore questo messaggio. Ma Sion ha detto, il Signore mi ha abbandonata, il Signore mi ha dimenticata. Una donna può forse dimenticare il bimbo che allatta, smettere di avere pietà del frutto delle sue viscere? Anche se le madri dimenticassero, non io dimenticherò te. Ecco, io ti ho scolpita sulle palme delle mie mani, le tue mura mi stanno sempre davanti agli occhi, i tuoi figli accorrono, i tuoi distruttori, i tuoi devastatori si allontanano da te. Volgi lo sguardo intorno e guarda, essi si radunano tutti e vengono da te. Gloria al Signore. Come è vero che io vivo, dice il Signore, tu ti rivestirai di essi come di un ornamento, te ne adornerai come una sposa. Nelle tue rovine, nei tuoi luoghi desolati, nel tuo paese distrutto, sarai ora troppo allo stretto per i tuoi abitanti, quelli che ti divoravano si allontaneranno da te. I figli di cui fosti privata ti diranno ancora all'orecchio, questo posto è troppo stretto per me, fammi spazio perché io possa stabilirmi. Che bello questo verso, fammi spazio. Figli che cercano spazio, ma ci ritornerò dopo. Tu dirai in cuor tuo, questi chi me li ha generati? Infatti io ero privata dei miei figli, sterile, esule, scacciata. Questi chi li ha allevati? Ecco, io ero rimasta sola. Questi dove erano? Così parla il Signore Dio. Ecco, io alzerò la mia mano verso le nazioni, innalzerò la mia bandiera verso i popoli, ed essi ti ricondurranno i tuoi figli in braccio, ti riporteranno le tue figlie sulle spalle, i re saranno i tuoi precettori e le loro regine saranno le tue balie, ed essi si inchineranno davanti a te con la faccia a terra, lambiranno la polvere dei tuoi piedi. Tu riconoscerai che io sono il Signore, che coloro che sperano in me non saranno delusi. Allora gli ultimi tre versi. Si potrà forse strappare il bottino al forte? I giusti, una volta prigionieri, potranno fuggire? Sì, così dice il Signore. Anche i prigionieri del forte verranno liberati e il bottino del tiranno fuggirà. Io combatterò contro chi ti combatte e salverò i tuoi figli. Farò mangiare ai tuoi oppressori la propria carne. Il verso che voglio meditare particolarmente è «salverò i tuoi figli». Farò mangiare ai tuoi oppressori la propria carne, si inebriranno con il proprio sangue come con il mosto. Ogni carne riconoscerà che io, il Signore,
sono il tuo Salvatore, il tuo Redentore, il potente di Giacobbe. Possiamo dare gloria al Signore. Benedice i nostri cuori il tuo messaggio. Benedice tutta questa chiesa e le anime che verranno, chi manca stasera. Il pastore di questa chiesa, Signore, quelli che lo affiancano. La nostra nazione, tutti i credenti, senza distinzione. Signore, facci guardare a te in questi tempi così difficili. Ti lodiamo e ti benediciamo nel nome di Gesù, per mezzo dello Spirito, benedetto in eterno. Sediamoci. Abbiamo notato, avendo seguito questi versi bellissimi del libro del profeta Isaia, che più volte, non solo dal verso 14, anche prima, ma in particolare dal versetto 14 fino al verso 25-26, più di una volta si parla di figli e si parla di figlie, senza indicare precisamente l'età o il loro periodo, perché i figli, fino a quando i genitori vivono, si è sempre. Si è figli a 5 anni, si è figli a 10 anni, si è figli a 40, 50, 60 e così via. E Dio sia lodato per il privilegio che ci ha dato di essere figli, figli di qualcuno, figli di una mamma e figli di un papà. E fino a prova contraria, i figli li fanno ancora la mamma e il papà. Sei d'accordo o non sei d'accordo? Si parla di figli. Ovviamente il profeta Isaia, spinto dal Signore, sta parlando in generale spiritualmente, ma parlando di loro, dei figli del popolo di Israele. Sta parlando del popolo di Israele, di questa nazione, i figli di quella nazione, di quella città, i figli di Gerusalemme, i figli che abitavano quelle mura, no? Ma erano figli perché appartenevano lì, e per grazia di Dio noi possiamo dire di essere figli e di appartenere a qualcuno che ci ha generato, come quel popolo era stato generato lì, in quella terra, in quella nazione. Noi siamo, oltre che figli dei nostri genitori, figli della nostra nazione. Così il popolo di Israele, il Signore li chiama figli. Gerusalemme, i tuoi figli. Popolo, i tuoi figli, per indicare che non poteva essere diversamente, perché erano di là e quella nazione era la loro e loro erano gli eredi e i discendenti, i depositari di valori, i depositari di principi e prima di tutto della legge che Dio aveva dato al popolo mediante Mosè. Figli, figli si è, figli si è. Ci si sente figli perché si è figli, non si appare figli, non si sembra essere figli, si è figli. E Dio parla dei figli, e particolarmente anche a noi, no? Può essere riferito un messaggio per noi figli. Infatti il Signore qua dice: i tuoi figli ritorneranno. Si parla di figli che ritornano. I tuoi figli accorreranno, i tuoi figli si ricrederanno, i tuoi figli si convertiranno. Per esempio, è bello questo verso che dice: ed essi ricondurranno i tuoi figli in braccio. Si parla ovviamente anche di un ritorno fisico che ha più volte c'è stato in Israele nel corso della storia. Vabbè, questa è la storia, ma noi pigliamo la Bibbia spiritualmente. Possiamo dire che come più di una volta il popolo è ritornato in Israele e questa profezia si è avverata, va bene, nella storia, la teologia, ma io voglio credere in questa sera in mezzo a noi che i nostri figli e i tuoi figli che si sono allontanati da Dio e da te possono ritornare a Dio e alle loro famiglie di appartenenza e di origine. I tuoi figli saranno ricondotti, i tuoi figli si riconvertiranno, i tuoi figli ricercheranno di nuovo la faccia del Signore. È una promessa che il Signore ha fatto, perché dice qua: io salverò i tuoi figli. Io mo voglio dire una cosa, buttata là così,
nella guida dello Spirito Santo, nel senso non preparate. Voglio dirvi, quando noi leggiamo la Bibbia, la parola del Signore, è vero che è sempre fresca, ci parla, ci incoraggia, è sempre attuale, però ci sono dei versi che se tu, per esempio, se io leggo domani mattina questo verso, salverò i tuoi figli, potrebbe non dirmi niente, cioè potrebbe dirmi soltanto sì che il Signore vuole salvare i miei figli, però magari non sento una parola viva, potente in quel momento come se si riferisce a me. Però io voglio dirvi che stasera, al di là del contesto, e se lo rileggete domani, prendiamo questa parola per stasera, che non è detto che sarà tra dieci giorni. Pigliala la data di stasera, il culto di stasera. Stasera, immediatamente, e forse solo stasera, e chissà poi tra quando il Signore te lo dirà, ma stasera, ora, adesso e per ora, perché crediamo nella guida dello Spirito di Dio, Dio ti sta dicendo adesso a te: io salverò i tuoi figli. E lo voglio ripetere, il Signore ti sta dicendo stasera, non domani mattina: io salverò i tuoi figli. I tuoi figli, come noi che siamo figli, magari quando eravamo più anche adolescenti, ma come anche chi è adulto in questo momento, possono passare momenti diversi. E allora mi è venuto nella mente, così, nel cuore, mentre così pensavo: il Signore salva i tuoi figli, ma che fasi possono passare? Quando il Signore può, ritornando, guardando in generale anche questo contesto, spuntano varie posizioni di questi figli, varie circostanze, dite quello che volete, varie situazioni di questi figli, no? E allora possiamo considerare in generale che il Signore ti sta dicendo e mi sta dicendo che salva i tuoi figli, per esempio, mentre sono arrabbiati. Se io vi facessi una domanda in questa sera e dicessi, i congiuntivi non li so usare, non lo so, poco. Se io vi dico in questa sera qua, se ci sono genitori che stanno passando un momento difficile perché i loro figli sono arrabbiati, arrabbiati per qualcuno, arrabbiati per qualcosa, arrabbiati per una situazione, arrabbiati per una circostanza, forse non alzeremo la mano per vergogna, perché magari se alzo la mano quell'altro mi vede e viene a sapere che mio figlio è arrabbiato. Però vi lascio un secondo per riflettere. C'è qualcuno in mezzo a noi che ha un figlio o una figlia arrabbiata, adirata, adirato? C'è qualcuno in mezzo a noi che ha un figlio indignato, che non sopporta qualche cosa e si è infastidito e vuole lasciarti, si vuole distaccare, vuole pigliare un'altra via, vuole pigliare un'altra strada, vuole cambiare chiesa, non ci vuole più venire, si è arrabbiato per qualcosa, non ha digerito una conversazione, non ha digerito un paragone, non ha digerito una diversità? Ci sono dei genitori che hanno dei figli arrabbiati? Penso proprio di sì. E vedo qualcuno che sta alzando la mano. E qua un altro sta alzando la mano. E qua un altro sta alzando la mano. E pure credo mio padre tante volte avrà potuto alzare la mano, perché qualche volta, più di una volta credo, sono stato arrabbiato pure io per dei motivi nella mia vita. E molto spesso non si guarisce così facilmente dalle indignazioni e dalle arrabbiature che cadono addosso a noi. Ci vuole tante volte molto tempo per comprendere, per sorpassare, per superare qualche intoppo, ci vuole molto tempo. Ma Dio stasera, non domani mattina, ora ti sta dicendo: io salverò tua figlia, io salverò tuo figlio, anche se tuo figlio è arrabbiato contro di te e contro il Signore. Io lo salverò. Non sai quando il Signore lo salva, può essere tra qualche mese o tra qualche anno, ma stai ben certo che Dio ti sta consolando, perché il Signore è in grado di guarire l'anima sua e le sue ferite, ed è in grado di salvarlo nonostante le debolezze e la fragilità degli uomini che lo circondano. Io salverò i tuoi figli.
possono avere 20 anni, 30 anni, 50 anni, 80 anni, non lo so, io salverò i tuoi figli. Ma se il Signore ci sta dicendo che salva i tuoi figli anche se sono arrabbiati, il Signore ci vuole anche dire che è pronto a salvare i nostri figli, i tuoi figli, anche se sono stanchi. Si può non essere arrabbiati, si può non intestardirsi, poi dipende anche a secondo del carattere. C'è chi una cosa la scivola in un modo, no, c'è una cosa che la scivola in un altro, c'è chi facilmente ci passa su, c'è chi non troppo facilmente ci passa, però io salverò i tuoi figli anche se sono stanchi. Si può essere stanchi per tanti motivi, si può essere stanchi per tante ingiustizie, si può essere stanchi per tante situazioni che tutti i giorni, a scuola, al lavoro, volete, mettete quello che volete, si può passare. E allora quando tu, a volte non c'è compito più arduo di che qualcuno possa rialzarci noi quando siamo stanchi, nel senso più profondo del termine, nel senso anche di scoraggiato. Ma ripigliare una persona che è stanca, che magari non è manco troppo arrabbiata, perché dice vabbè, io a culto ci vado lo stesso, però ci puoi venire ma senza entusiasmo, e riprendere una persona che è stanca, che non ce la fa più, che è sfiduciata, veramente ce ne vuole che ce ne vuole. E quando tuo figlio si mette in testa che è così, vive così, non, lo vedi senza anima, lo vedi senza motivo, senza motivazione, veramente stanca i genitori. È una cosa che poi uno facilmente si rende e dice io non so più che devo fare. Ma il Signore dice: se io salvo i tuoi figli che sono arrabbiati, io salvo anche i tuoi figli che sono stanchi. Ci credemo o no? Ma se i nostri figli possono essere arrabbiati, se i nostri figli possono essere stanchi, i nostri figli possono essere anche delusi. Delusi. E i maggiori guai li combiniamo noi della Chiesa stessa certe volte, no? Perché senza accorgercene possiamo rendere più fragili certe anime di quanto già sono fragili. E possiamo, non volendo anche, inconsapevolmente, poter creare delle delusioni. O no? Possiamo creare delusioni o no? Qualcuno va mai deluso, sì o no? Potete alzare la mano quelli che siete stati delusi, io li alzo tutte e due. Ma il Signore dice: io salverò i tuoi figli che sono arrabbiati, salverò i tuoi figli che sono stanchi, salverò i tuoi figli che sono delusi. È una promessa di Dio che noi vogliamo prendere a piene mani e con tutto il nostro cuore. Ma l'elenco potrebbe continuare infinito. Perché il Signore dice: io salverò anche i tuoi figli che sono ammalati. I tuoi figli a cui qualcuno non ha dato più speranza, a cui qualcuno non ha dato più una via d'uscita, il cui futuro può essere stato decretato il più nero assoluto. Il Signore dice in ogni senso, spiritualmente e fisicamente: io sono colui che salva tuo figlio, io sono colui che salva tua figlia. Dobbiamo sperare nel Signore e avere sempre un cuore molto aperto e fiducioso, nonostante i molti dubbi che il diavolo, perché il diavolo non si ferma mai giorno e notte, deve cercare sempre di mettere la cosa nel cervello, che non è vero, che tuo figlio ormai è troppo ribelle e non può ritornare, che non può ricredersi, che non può essere salvato dalla droga, da questo, da quello. No, noi non vogliamo dubitare, noi vogliamo dire: Signore, tu stasera me l'hai detto. Può essere anche che qualcuno non vedrà fino a quando starà in questa terra il figlio salvato, e può essere che il Signore ci chiama prima. Siete contenti di andare in cielo, sì o no? Non vi preoccupate, perché
con tutto il dispiacere che uno può avere verso un figlio, quando il Signore ci sta preparando per andare in cielo, abbonderà la gioia che supera anche quel dispiacere, perché non c'è dispiacere più forte di sapere che un figlio è perduto. Però la gioia del Signore è la vostra forza. E qui ci pensa il Signore a non farti avere il dolore più grande di quello che è. Sei d'accordo o non sei d'accordo? Però, perché poi la gioia più grande è quella di vedere Gesù faccia a faccia. Però può essere pure che a noi ci hanno già fatto il funerale e che saremo con il Signore. E tu non lo vedrai qui sulla terra, ma lo rincontrerai nel cielo. Però tante volte è successo che, per esempio, davanti a una predicazione del genere ho potuto pensare io stesso, va bene, questo messaggio magari me lo posso riprendere pure domani. Io voglio dirvi, oltre al fatto che il Signore ci sta dicendo che il Signore salverà i tuoi figli, ci devi credere, perché adesso può essere che se non lo afferri adesso sarà più difficile domani. E chissà che tornando a casa non vedi un grande miracolo, una riconciliazione, eccetera. Può essere pure che ne ripigli uno e ne perdi un altro. Il padre del figlio, il prodigo, ne ha pigliato uno e ne ha perso un altro, però stava sempre con la speranza che, come il Signore aveva salvato quel figlio, poteva salvare l'altro figlio. La Bibbia è piena di storie. Rebecca, la moglie di Isacco, secondo a modo suo, no, piglia un figlio, ne perde un altro, poi lo perde pure. La storia è intrecciata anche a causa di nostri errori, difetti e mancanze, perché tutti abbiamo sbagliato. C'è qualche sorella anziana, grazie a Dio abbiamo anche tanti anziani in chiesa, soprattutto a Lione, e diversi fratelli anziani cui spendo molto tempo a parlarci con loro, mi dicono qualche volta: fratello, io ho fatto tanti errori. Ma non ti preoccupare, l'importante è che hai riconosciuto l'errore. Voglio capire quale padre non sbaglia. Ma il Signore è più grande a volte della nostra coscienza e della nostra vita stessa, e dice: li ricondurrò, ritorneranno, sterile esulta, io salverò i tuoi figli. E preghiamo e crediamoci e glorifichiamo il Signore. A Dio sia tutta la lode e la gloria, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Ci alziamo in piedi.